qualcuno colpevolizza l'ambiente esterno. In realtà noi siamo responsabili dei nostri risultati. Quindi, per carità, è vero che le tasse sono pesanti in Italia, però consideriamo anche che soltanto il 46% delle aziende hanno un budget di esercizio. Quindi se tu hai una rotta, però vai a naso senza scrivere un processo, senza mettere giù i numeri e verificare se anche il tuo progetto, non dico quinquennale, ma annuale, è fattibile, sta in piedi dal punto di vista dei numeri, sta in piedi dal punto di vista del bilancio, come fai? Ma molte aziende non fanno budget, molte aziende non hanno piani di gestione patrimoniale, non ne parliamo, ma la cosa che a me colpisce è che non si verifica in molti casi il budget costantemente, non si fa un budget all'inizio dell'anno finanziario, così come non si fa nel marketing e nelle vendite. Troppo spesso non si creano, ovviamente non avendo budget non si va a correggere il tiro. Quindi se io non mi sono dato l'obiettivo di fare, non lo so, 60.000 euro, dico una cifra così, 60.000 euro a febbraio, perché 60.000 euro mi consentono di guadagnare il 20% di margine nel mese di febbraio, e poi vedo che mese per mese non sto raggiungendo le quote mensili, come faccio a correggere il tiro se ho le quote mensili non le ho definite? Quindi è tutto un navigare a vista che non funziona e che porta molto spesso le aziende italiane in sofferenza finanziaria. Chiaro. È un problema in Italia endemico. Eh sì. 99% delle aziende hanno problemi finanziari. Perché? Perché non fanno un budget, non analizzano il conto economico, non verificano i numeri, non hanno un piano, non hanno un business plan.